Buon pomeriggio, fantastici amici. Siamo pronti. È pronta in collegamento con noi l'ospite di oggi, la fantastica Anna Salsetta, perché oggi brinderemo al suo fantastico compleanno e non solo, perché noi ci siamo lasciati con un punto di domanda, no? Come si stanno comportando gli artisti gelesi in questa zona rossa, in questo periodo così delicato che stiamo affrontando tutti, e che ancora di più loro in questo periodo si sono sentiti privare, no, di qualsiasi tipo di manifestazione loro possa interessare per poter allietare la gente, cosa che faceva un bel po' di tempo fa, no? E sapete che la fantastica Anna Salsetta ha sempre deliziato tutti noi con la sua fantastica voce. Quindi noi ci facciamo raccontare un po' di dettagli, magari facciamo un po' di gossip insieme a lei con il suo compleanno e ci facciamo raccontare questa zona rossa vissuta da lei come grande, fantastica artista. State lì! Andiamo al ritmo di questa fantastica canzone Rich Girl con Stefani per la nostra puntata fantastica. E chissà se anche la nostra fantastica Anna Salsetta sarà andando al ritmo. Io già lo immagino per brindare il suo fantastico compleanno. Fantastica, c'è, eccola qui, pronto! Buon pomeriggio anche ai nostri radioascoltatori, grazie. Ciao, fantastici auguri, Anna! Grazie di cuore, grazie. E allora, davvero è uno scopo importante nella vita poter brindare, no? Brindare, comunque fare gli auguri al compleanno e in genere, anche se in questo Certo. periodo difficile, come tu potrai ben confermare, magari siamo stati privati un po' troppo di troppe situazioni, no? Sì, Ramona, guarda, io di solito sono abituata ad essere festeggiata, credo un po' come tutti, dalla mezzanotte fino alla mezzanotte successiva del compleanno. Quest'anno purtroppo è andata così, però io ho festeggiato lo stesso con i miei figli, perché questa vita, nonostante tutto, merita di essere festeggiata e io sono grata alla vita per tutto quello che mi ha dato, per la mia famiglia che è la vera ricchezza per me, quindi ho festeggiato, sì. Ecco, io sto raccogliendo tanti bei pensieri da parte di tutti gli artisti gelesi, no? E questo pensiero che ci hai appena lasciato tu è un pensiero che tocca, no? Che tocca il cuore. In concomitanza, poi, vabbè, con il tuo compleanno ne ho voluto ancora approfittare anche con tanto di torta stupenda, Diva Anna! Bellissimo, bellissimo, Sì, veramente. l'ha ordinata mio marito ed è stata una vera sorpresa. Ecco, comunque anche nelle piccole cose, no? Bisogna sempre essere felici, anche se si è in pochi, o comunque c'è sempre un pensiero che ci regala un sorriso, ecco, nonostante si ha Esatto. bisogno comunque della presenza fisica per fare la qualsiasi cosa, in questo caso la tua professione, Brava, guarda. importantissima. Mi trovi d'accordo perché mi trovo molto spesso ad essere in disaccordo con ragazzi giovani e meno giovani che si lamentano in questo periodo perché sono a casa, chiusa la pandemia. Quando passerà avremo tutto il tempo di fare quello che magari non abbiamo potuto fare finora, però dobbiamo ringraziare ogni giorno Dio perché stiamo bene, perché siamo qui e finora la pandemia ci ha toccato, ma fortunatamente da lontano. Ecco, oggi ho voluto raccogliere con te questo pensiero che condivido e condivido insieme a tutti coloro che ci stanno ascoltando, però ci lasciamo con la promessa che ritorneremo con le nostre rubriche fantastiche ad ascoltare la tua voce, così magari ci regalerai pure dei bei pezzettini quando sarai in grado di poterlo fare, ovviamente, eh. Quando vuoi, Ramona, veramente. Intanto oggi mi è servito per raccogliere i pensieri perché ho in mente di fare tante, tante cose insieme a voi, insieme alle vostre discussioni, insieme a te, Anna. È stato davvero un piacere, come sempre, è sempre un piacere condividere tante idee. Tra l'altro, ci saluta in diretta Katia, un ciao lunghissimo da Katia che ci sta seguendo e da La amici. cara Katia. E da tanti Ciao amici che Katia. sono in collegamento in questo momento. Bene, Saluto a grazie Anna, tutti. ancora auguri.
auguri davvero Amanda, è stato un fantastici. piacere. Grazie mille, buonasera, ciao. Ciao. Radio Gela Express.it, musica e notizie della tua città. Radio Gela Express. Auguri ancora, auguri, fantastici auguri ancora alla nostra diva Anna, così come recitava la scritta di auguri sulla sua torta, che vedrete qui sotto postata per tutti voi, per regalarvi un po' di sorrisi, dei pensieri profondi, perché anche quelli ci servono, i pensieri per poter andare avanti. Io sempre lì alla ricerca degli artisti di Gela che fino a poco tempo fa davano lustro alla nostra città, allietandoci, ognuno con la propria professione, la nostra fantastica Anna ci ha sempre allietati con la sua voce. Però con Fantastica non si è mai fermata, perché ci ha sempre regalato una cappella di un suo pezzo, quindi prossima settimana l'avremo presente ancora con noi, con la nostra fantastica rubrica dedicata alla sua fantastica voce. Quindi non perdetevi ogni attimo delle nostre puntate fantastiche, sapete che i nostri sono appuntamenti quotidiani, quindi vi aspetto, va bene? Ciao!